Buongiorno, buongiorno. Abbiamo dormito bene, bene. Soprattutto come si fa a dormire male in questa stanza. È arrivata la colazione in camera. I pancakes con l'ananas, pancakes normali, anguria, drink e il tè. E la piscina. Oggi adesso facciamo colazione, ci prepariamo e poi andiamo a girare i templi in giro per Ubud, perché ieri abbiamo girato la città, oggi giriamo le cose un po' più esterne e poi torniamo a casa, non a casa, torniamo a Semignac. Abbiamo lasciato Ubud e siamo arrivati alle piantagioni del caffè, e dove fanno anche il caffè dalla merda dell'animale. Il giretto alla piantagione del caffè, in pratica abbiamo visto il posto e ci hanno fatto provare una cosa come 10 piccole tazzine di tè, 14 tazzine di tè e caffè che producono qua. E abbiamo comprato il tè alla cannella e il tè al mango steam, che non so, mango qualcosa, e abbiamo pagato 22 dollari per prendere 100 grammi e 100 grammi di entrambi, che era il pacchettino più piccolo. Però alcuni erano davvero buoni, abbiamo provato anche il tè al ginger, mamma mia si pizzicava. Comunque il posto è molto carino, l'ingresso è gratuito, e puoi provare anche il tè, quello dalla cacca degli animali, ma non l'abbiamo provato. E costa 5 dollari provarlo per una tazzina. Però vale, il posto vale. È stato un po' veloce perché adesso oggi abbiamo il guidatore, più questa, mi spiace sempre far aspettare, però ci sta. Adesso ci spostiamo al prossimo posto, che non so quale sia perché è il guidatore che sta decidendo. Le Rice Terrace. Perciò ci vediamo là, bella! Secondo stop della giornata, le piantagioni di riso, le Rice Terrace, quel cavolo che è. Dobbiamo tornare indietro tutti pezzati perché ci siamo dovuti fermare, non siamo potuti andare fino sopra le risaie perché in pratica bisogna dare una donazione e abbiamo solo i pezzi grossi, quindi non ci andava di dare troppi soldi per entrare. Quindi, vabbè, in realtà siamo già entrati per andare proprio sul su. Quindi adesso si torna indietro e si va al prossimo stop. Vorrei potervi dire quale, ma non ho idea. Siamo arrivati al water temple, 30.000 rupie per entrare, nel senso 15.000 e 15.000, non male. In pratica questo tempio è un posto dove i credenti vengono però penso solo i maschi, vengono a bagnarsi il corpo in modo da purificarsi. Per entrare però c'è bisogno del sarong, che è una specie di gonnellina tipica, quella che c'è sul tizio qua. Sarongati e pronti ad andare a fare il bagno. Bagno. A purificarci. Come fa bagnarti? Rischietti a non bagnarlo? Ho scoperto che non posso bagnare il sarong, quindi non posso fare il bagno.
Che tristezza. Abbiamo dovuto fare un piccolo cambio di salon, ma adesso siamo pronti per fare il rituale della purificazione. Questo è il costume da bagno dei sarong. Qua è dove si fa la purificazione. In pratica bisogna bagnarsi in queste acque che arrivano direttamente dalla terra. E pronti a girare il resto del tempio. Al water temple è finito, purtroppo è stato molto molto carino. Abbiamo pagato un totale di a dir tanto 10 dollari e vabbè, tra sarong e tutto, vabbè, tra i 5 e i 10 dollari, tra noleggiare il sarong acquatico, mettere via la roba nel box, entrare, tutto sarà stato tra i 5 e i 10 dollari in totale. È stato veramente bello, soprattutto potersi rinfrescare e purificare. Prossimo stop non lo so, ma ci vediamo là. Siamo arrivati alla fermata successiva, che è l'Elephant Temple, o il tempio dell'elefante, cose del genere. Questo qua. Anche qua 15.000 rupie per entrare a testa ed è incluso il sarong. All'ultimo stop della giornata, le cascate. Anche alle cascate, ora si torna a casetta.